Partecipazione di relatori provenienti dai più importanti centri specialistici d'Italia e coinvolgimento della cittadinanza tutta per parlare di tumori e delle sue conseguenze sull'apparato osseo, un tema delicato affrontato al Teatro Feronia di San Severino attraverso il convegno Marcangolo 3 Stargate, quando il tumore non è l'unico bersaglio. Il Marcangolo è un convegno regionale, a carattere regionale, che si sposta di città in città tutti gli anni. Quest'anno l'abbiamo fatto qui a San Severino e abbiamo voluto mettere al centro della nostra discussione il paziente e i suoi familiari e le capacità che la medicina dà a queste figure per poter aiutare i pazienti in questo momento difficile della loro vita. E quindi è un convegno che abbiamo voluto rendere semplice, abbiamo voluto aprirlo alla cittadinanza per far sì che tutti quanti possano sentirsi responsabilizzati di questo momento e capire nella maniera migliore cosa poter fare per i loro cari e i loro congiunti. Certamente l'oncologia è qualcosa che tutti i giorni ci coinvolge sempre di più e sempre di più siano i casi che incidono nella popolazione. È ovvio che è compito del politico, della politica, degli organizzatori sanitari dare tutte le strutture necessarie e dare tutti i presidi che sono dovuti. Quattro sessioni per quattro diversi momenti dedicati alla cittadinanza, ai medici, agli infermieri e ai rappresentanti delle associazioni che si occupano di assistenza e ausilio ai malati terminali. Le prime due aventi per oggetto le terapie di supporto, quando e come utilizzarle, terza e quarta fase su osteo-oncologia, lesione tumorale ossea, riservate a medici e personale specializzato. Questo è il primo congresso dedicato all'osteo-oncologia che tratta in pratica di una della salute dell'osso in campo oncologico, quindi relativa sia ai tumori primitivi, tumori metastatici, ma anche sofferenza dell'osso legata ai trattamenti che noi facciamo, tipo per esempio la terapia ormonale nel tumore della mammella o la terapia ormonale nel tumore della prostata. In queste condizioni si crea una perdita della densità ossea. E noi sappiamo che non tanto i tumori primitivi, ma le metastasi ossee rappresentano una causa molto importante di progressione di malattie e anche di morbidità, perché poi un paziente che ha delle metastasi ossee va incontro a degli eventi scheletrici che sono rappresentati dalla compressione midollare, dalla frattura, e quindi si capisce qual è anche l'entità, proprio in termini di salute, ma anche in termini di impatto sociale, familiare, che questo tipo di patologia comporta. Quindi prevenire tutti questi eventi, secondo me, è molto importante. Location per niente casuale, quella di San Severino, per il primo convegno di rilevanza regionale dedicato all'osteoncologia. Il patrocinio del Comune, quello dell'ASUR numero 3 e dell'Università Politecnica delle Marche, rappresentano infatti i riconoscimenti inequivocabili del ruolo d'eccellenza che il presidio ospedaliero Settempedale ha ormai acquisito in ambito regionale in materia osteo-oncologica. Questo incontro era per rendere omaggio, per riconoscenza, gratitudine a una dottoressa, una professoressa, la dottoressa Benedetta Ferretti, oltre che il dottor Bisogni, per il lavoro che hanno fatto in questi anni, dando prestigio a un servizio, quello oncologico dell'ospedale di rete di San Severino, che è diventato punto di riferimento per tutta la regione Marche. L'ospedale di San Severino, che fa parte dell'area vasta di Macerata, del presidio unico Camerino Matelica, non è un ospedale a rischio. Noi in questa provincia abbiamo fatto una scelta meditata, consapevole. La scelta di non produrre nuovi investimenti, nuove infrastrutture, nuovi presidi ospedalieri, sacrificando e chiudendo quelli attuali, ma di qualificare quelli esistenti. Un polo, quello di San Severino, che le istituzioni, seppure in un'ottica di contenimento dei costi, tengono a salvaguardare in virtù soprattutto delle figure professionali e delle strutture che qualificano il presidio come intoccabile nella rete sanitaria regionale. Il riconoscimento credo che va al lavoro professionalmente encomiabile, umanamente straordinario, che viene svolto all'interno dell'ospedale di San Severino dai professionisti, quindi dall'equipe guidata dalla dottoressa Benedetta Ferretti e suo marito Francesco Lesiani, che con un lavoro che va al di sopra anche delle forze umane riescono a
ad offrire un lavoro, appunto, un'offerta qualitativa e quantitativa da essere invidiata rispetto ad altre strutture notevolmente più significative che non San Severino. Perché questo credo che a San Severino avvenga, perché oltre al reparto eccezionale di oncologia c'è un'altra struttura che è l'hospice, quindi rivolta a questi malati, e l'hospice che si sta appunto caratterizzando, perché in un momento drammatico della vita di un cittadino si dà la possibilità di poter vivere gli ultimi giorni in un contesto che è ancora quello familiare, e questo è quello che è possibile fare all'interno dell'hospice.